Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre i temi che affronteremo in questo nostro incontro. Il primo argomento riguarda l'approvazione del bilancio di ARPAT, il sì che arriva a maggioranza ai numeri dell'esercizio 2021. E poi uno striscione con i volti, i nomi, l'età delle persone condannate a morte dal regime iraniano è stato appeso alle finestre del Palazzo del Pegaso. E poi ancora un racconto di Federico Fubiani per raccogliere fondi per l'associazione Onlus Cure to Children. Il primo argomento che affrontiamo in questo nostro incontro riguarda l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana del bilancio di ARPAT. L'Aula ha dato il via libera a maggioranza al bilancio di esercizio 2021, il 27esimo dell'Agenzia della Protezione Ambientale della Toscana. Sono stati 21 i voti favorevoli, 12 i contrari. ARPAT registra un valore di produzione di 52.874.000 euro, perfettamente in linea con la previsione. Tra le voci principali da segnalare i contributi della Regione per il funzionamento, che si attestano a oltre 46 milioni di euro, e ricavi per prestazioni di attività commerciali per circa 250 mila euro. I costi di produzione 49 milioni e 460 mila euro, anch'essi sostanzialmente in linea con le stime, registrano un aumento di oltre 1 milione e 100 mila euro rispetto al 2020. In tale contesto si ricordano anche i circa 9 milioni di euro che sono serviti per l'acquisto di beni servizi, mentre la voce principale, quella del personale, circa 34 milioni e 700 mila euro, segna un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. È un bilancio ovviamente che noi abbiamo votato convintamente, abbiamo visto invece il voto contrario delle opposizioni che spesso e volentieri evidenziano la necessità di potenziare, di supportare le attività di ARPAT, e quando poi c'è da votare il bilancio poi periodicamente assumono un atteggiamento che per ipotesi e per portare all'estremo un ragionamento, se noi dessimo seguito all'atteggiamento delle opposizioni, ARPAT dovrebbe chiudere. Noi invece vogliamo che ARPAT continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre in alcune vicende, ad esempio quella del CEU. Io ho ricordato in aula, noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di ARPAT e della Regione Toscana, l'avvio di una serie di approfondimenti, e quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che ARPAT svolge. Da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio, che è stato sottoscritto come prima firmataria dalla Presidente De Robertis, nel quale ovviamente noi andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con ARPAT un potenziamento anche del personale a seguito anche di una serie di elementi che sono emersi proprio in commissione. Rubo una decina di secondi per dire che noi abbiamo assunto anche una serie di stimoli che sono arrivati dal dibattito per chiedere e soprattutto per promuovere un'azione di ulteriore approfondimento all'interno della commissione, perché su alcuni temi che erano in qualche maniera anche citati in un atto presentato dalla Lega, che a nostro giudizio poteva essere implementato e probabilmente anche non aveva gli elementi di aggiornamento ultimi, noi riteniamo assolutamente opportuno e necessario che ci sia una fase di approfondimento in commissione con proprio ARPAT per capire anche sul tema, ad esempio, dei campionamenti, ma anche su altre questioni connesse anche al tema CEU, come poter continuare a operare un'attenzione di grande e assoluta vigilanza e soprattutto anche approfondimento di una tematica che a noi sta molto a cuore, e quindi ARPAT strumento fondamentale per portare avanti queste attività adesso e anche in futuro. Sì, è il bilancio consultivo di ARPAT che si vota oggi con quasi un anno di ritardo, un bilancio che chiaramente fa riferimento dal punto di vista tecnico a delle difficoltà che ARPAT incontra, innanzitutto sul personale, perché negli ultimi 10 anni il personale qualificato per svolgere alcuni tipi di attività tecniche specifiche, e quindi che deve essere un personale che ha un'età al di sotto dei 50 anni, in realtà oggi coloro che lavorano in ARPAT e hanno più di 50 anni sono il 70%, quindi diciamo sono
poche le persone a disposizione di ARPAT per svolgere alcuni tipi di verifiche. È anche vero che questo è un problema, come dicevo, che dura da 10 anni e nulla si è fatto evidentemente per risolvere questa problematica. Ma quello che a noi è interessato e abbiamo portato anche un ordine del giorno per far sì che ci fosse un progetto speciale, un atto di indirizzo da parte del Consiglio regionale. Per la prima volta in Consiglio regionale si è portato un ordine del giorno per dare un indirizzo di attività e di monitoraggio che ARPAT deve svolgere. L'abbiamo fatto sul tema del CEU, che crediamo sia un tema rilevante e importante che ARPAT debba svolgere su certi tipi di controlli e verifiche. Lo continueremo a fare perché quelli che sono i piani di sviluppo che poi ARPAT presenta alla Giunta, noi come Consiglio non li vediamo se non poi nella fase della discussione dei bilanci, e quindi crediamo che il Consiglio invece debba avere anche la propria autonomia e autorità e anche forza politica e coraggio di dare degli indirizzi di azione su certi progetti speciali che ARPAT può seguire. Sì, innanzitutto sui tempi, si fa il bilancio consuntivo 2021 nel 2023, quindi questo è sintomatico di un malfunzionamento delle procedure interne, ma soprattutto il direttore generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'agenzia si era posta di raggiungere nel 2021, fra cui molti controlli ambientali, le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale, tutti obiettivi che nel 2009 erano stati identificati dalla legge 30 come obiettivi fondamentali dell'agenzia. In più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la regione per l'80% richiede la restituzione, anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda e soprattutto all'assunzione di nuovo personale. E dall'aula invece ci spostiamo nel cortile del Palazzo del Pegaso con uno striscione che contiene i volti, i nomi, l'età delle persone condannate a morte dal regime iraniano per non voltarsi dall'altra parte, per accendere i riflettori su quella che è la brutale repressione in atto. È stato appeso mercoledì 18 di gennaio nel cortile, come dicevamo, del Palazzo del Pegaso. Diciamo così, questo evento fa seguito alla mozione che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lo scorso 7 dicembre, in cui si è preso l'impegno a intraprendere iniziative di sensibilizzazione anche mediante l'esposizione di idonei materiali all'esterno delle sedi consiliari, finalizzate proprio a dimostrare la vicinanza delle istituzioni a sostenere in modo semplice e sempre però più incisivo la causa del popolo iraniano. Noi siamo stati la prima regione al mondo, la Toscana, nel 1786 ad abolire la pena di morte, e pensare che oggi chi protesta per avere più diritti viene barbaramente ucciso con la pena di morte dal segno che c'è ancora tanto da fare. Noi non vogliamo voltarci dall'altra parte, non è che avendo risolto un problema da noi il problema non esiste. Dobbiamo lavorare perché la pena di morte sia eliminata da tutti i paesi del mondo, è una battaglia di civiltà, e oggi dobbiamo alzare l'attenzione perché si è abbassata troppo l'attenzione su quello che sta accadendo in Iran, sulle violenze che vengono perpetrate nei confronti di tante ragazze, di tanti ragazzi, che chiedono solo una cosa: più diritti e più libertà. E quindi siamo al fianco dei movimenti, del movimento Donna, Vita e Libertà, che tenta di con forza di raccontare quello che sta accadendo. Purtroppo quello striscione non può essere digitale perché deve essere aggiornato ogni giorno, purtroppo. Adesso, ad oggi, il numero dei condannati a morte è appena sotto 110, quelli confermati, quelli ufficiali, e purtroppo da quando abbiamo mandato la grafica di quello striscione ad oggi 4 almeno di quelli elencati sono stati giustiziati ingiustamente, solo perché hanno partecipato alle proteste e hanno gridato per la libertà. Non hanno fatto male a nessuno, non hanno ucciso nessuno, non hanno distrutto niente che non fosse loro.
come Parlamento degli Studenti, quindi sotto il Consiglio regionale, siamo stati onorati di poterci mettere in contatto col Movimento Donne, Vita e Libertà, e appunto per questo abbiamo deciso, oltre a essere presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo con i nomi delle vittime e dei condannati per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro, in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli Studenti, che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. Si combatte per la libertà, e quindi in una terra di diritti come la Toscana viene quasi spontaneo che ci sia una mobilitazione, ma che debba essere la più ampia possibile, quindi importante la partecipazione del Parlamento degli Studenti, ed è importante anche questo scambio culturale con chi, vivendo in Italia ma provenendo da quelle zone, sta animando questo processo di sensibilizzazione. Quindi credo che il Consiglio regionale abbia giustamente recepito questo input, l'abbia promosso, e che possa essere questa una scintilla che possa generare una luminosa mobilitazione a giro per il nostro Paese. Noi da cittadini toscani, da rappresentanti delle istituzioni, ci mettiamo al loro fianco di questa battaglia, e della Toscana deve arrivare forte un grido di libertà per l'Iran, per tutte le ragazze e i ragazzi che combattono per questa, che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita, e credo che possa essere un segnale ancora più forte quello della richiesta che parte magari dalla Toscana di interrompere altrimenti le relazioni magari con un paese come l'Iran a livello internazionale, laddove non verrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, magari un segnale importante rispetto al riconoscimento della libertà e dei diritti di tanti ragazzi. Siamo qui uniti, al di là dei colori, delle sigle e delle appartenenze, per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran. Non terminerà la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà, e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento. Noi abbiamo il dovere e ne abbiamo la possibilità. Esce un messaggio di riflessione, dobbiamo trasmetterlo a tutti, per tutti i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne toscane, italiane, occidentali, tutto quello che è la normalità di una giornata. La mattina ci si alza, si sceglie che abito indossare, si sceglie con il gel come pettinarci i capelli, si sceglie dove andare a scuola, chi frequentare, a chi telefonare, tutte queste che sembrano delle banalità, in qualche parte del mondo per uno di questi gesti si rischia di essere condannati a morte. Io credo che questa sia la riflessione da trasmettere oggi a tutti. Ed è stato presentato presso il Media Center Sassoli, al Palazzo del Pegaso, il volume di racconti, sogni e pensieri, parole e segni di Federico Fubiani, con le illustrazioni di Niccolò Storai, il cui ricavato è devoluto all'associazione Onlus Cure to Children per il progetto Global Neuroblastoma Network. Cure to Children, l'associazione lavora per aiutare chi viene colpito da gravi malattie, fa cose straordinarie in Africa e anche nel nostro paese per aiutare i genitori dei bambini ammalati. Stamani raccontiamo una storia bellissima, una storia che tiene insieme la capacità di saper coinvolgere, di sensibilizzare, tiene insieme la capacità di saper raccontare di Federico Fubiani, uno giovane scrittore talentuoso che mette a disposizione il suo impegno e il suo lavoro verso chi soffre di più, e lo fa insieme a una fondazione, Cure to Children, a cui sarà devoluto il ricavato della vendita di questo libro, Sogni, Pensieri, Parole e Segni, e dà il senso di come si possono tenere insieme la cultura con la solidarietà. Il Consiglio regionale, ogni volta che è possibile fare la sua parte con Cure to Children, ormai abbiamo messo in campo una serie di iniziative, penso al calendario che andremo a riproporre anche nelle prossime settimane, perché il nostro obiettivo è essere vicino, essere a fianco di ogni associazione che tenta di essere vicino a chi soffre, e questo è il compito della politica, non voltarsi mai dall'altra parte. C'è il merito dell'opera, che è veramente bella. Federico, che è uno scrittore ormai affermato a livello nazionale, dimostra anche con questi racconti di saper entrare in qualunque tipo di casistica del genere fantasy, e non solo, perché poi i racconti sono interessanti anche quelli con riferimenti storici precisi. E naturalmente c'è il
grande aiuto giusto alla Fondazione Queer to Children. Federico ha una sensibilità spiccata per queste prerogative della Fondazione, per le sue campagne, e fa bene ad aiutare la sensibilizzazione. Tra l'altro l'associazione Queer to Children fa cose straordinarie in Africa, fa cose straordinarie anche nel nostro paese, ed è nata proprio per aiutare attraverso l'opera di alcuni genitori, per aiutare proprio in particolar modo i più giovani che vengono colpiti dal tumore, in particolar modo dal neuroblastoma. Quindi è un grande merito letterario, ma anche sociale, quello che oggi presentiamo attraverso questo libro. Adottiamo questi progetti perché tra gli slogan appunto della Fondazione Cure to Children c'è uno slogan che fa riflettere: tanto con poco. Essendo un'organizzazione composta per la sua totalità da personale volontario nel senso pieno del termine, perché non ci sono neanche rimborsi spese, un librino come questo, che può raccogliere l'offerta di 5-10 euro, per noi è molto importante. Ma le parti del libro, niente, io penso la cosa più importante sia proprio quella di voler finanziare un progetto di questa portata. Poi chiaramente chi ama leggere ci potrà trovare, a seconda appunto dei suoi gusti, dei racconti più o meno interessanti, ma questo poi lo lascio a decidere a chi leggerà, insomma. Quindi un libro anche per aiutare un'associazione così importante che ha sede proprio in Toscana. Ed era anche l'ultimo argomento trattato in questo nostro incontro. Vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti e le informazioni c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni quando ancora saremo insieme dentro il Consiglio.